come cambierebbe il vostro stipendio italiano se fosse tassato come in Svizzera. In Italia, si sa, si guadagna poco. Se guardiamo la classifica degli stipendi netti mensili, la Svizzera si trova al primo posto, mentre l'Italia, beh, è al 30°. Ma cosa succederebbe se uno stipendio italiano venisse tassato come in Svizzera? E soprattutto, quanto ammonta uno stipendio medio netto mensile in Italia? Per rispondere a questa domanda ho fatto un sondaggio tra gli iscritti al mio canale. Facendo una media pesata tra le risposte date, il valore che ho ottenuto si aggira intorno ai 1.600 euro netti mensili, che è un valore molto vicino a quello riportato nei dati statistici. L'argomento di cui vi voglio parlare in questo video è da sempre al centro della politica italiana e si tratta del cuneo fiscale. Taglio delle tasse sul lavoro. Tasse sul lavoro. Che se la Meloni fa il taglio del cuneo fiscale, io dico che fa una cosa giusta. La quantità di discorsi fatti su questo argomento è inversamente proporzionale a quanto effettivamente si sia fatto. Ma il punto è: quanto guadagnerebbe un iscritto al mio canale se il suo stipendio in Italia fosse tassato secondo il sistema svizzero? Per fare questo calcolo ho utilizzato il sito talent.com e il risultato mi ha stupito. In Italia, per uno stipendio netto di 21.166 euro annui, avremmo pagato 10.834 euro di tasse. Ma non è finita qui, perché altri 9.600 euro li avrà versati il nostro datore di lavoro. Il tutto per uno stipendio netto mensile di 1.628 euro per 13 mensilità. Il costo del lavoro, comprensivo delle tasse pagate dal lavoratore e dal datore di lavoro, è di 41.600 euro. Ma cosa succederebbe se, ipotizzando un cambio 1 a 1 tra franco ed euro, ora si andasse a tassare questo valore secondo il sistema svizzero? Beh, per farlo utilizzo ancora talent.com. Lo stipendio netto in Svizzera sale a 31.173 franchi, che rispetto a quello italiano è circa di 10.000 franchi più alto. Tra le varie differenze non si può non evidenziare quella dell'IRPEF, che se paragonata all'imposta federale diretta è ben 70 volte circa più elevata. L'IRPEF è una tassa sul reddito delle persone fisiche. Che questa tassa sia alta lo dicono anche i dati statistici, infatti corrisponde circa al 40% del gettito fiscale dello Stato italiano, più o meno 200 milioni di euro. Guardando il quadro generale, per uno stipendio netto di 31.173 franchi annui, il lavoratore dovrà versare 4.427 franchi, mentre il datore di lavoro pagherà altri 5.949 franchi, che si traducono in uno stipendio netto mensile di 2.398 franchi per 13 mensilità. Il risultato vi ha sorpreso? Beh, c'è ancora un costo però da considerare, e si tratta della cassa malati o assicurazione sanitaria, che in Italia è compresa nelle tasse pagate in busta paga, mentre in Svizzera dovrete pagarvela di tasca vostra tutti i mesi. Nella migliore delle ipotesi spenderete circa 350 franchi al mese per la vostra assicurazione di malattia. Ma prima di salutarvi vi voglio parlare di un altro aspetto, cioè dell'IVA. In Italia è al 22%, mentre in Svizzera è solo del 7,7%. In pratica, in Italia, ogni volta che spendiamo il nostro stipendio, paghiamo ancora allo Stato una tassa, l'IVA appunto, che equivale circa al 14,3% in più di quello che paghiamo in Svizzera. Sì, il conto non è preciso, però è solo per rendervi l'idea. Se andiamo a quantificare mensilmente questa cifra, equivarrebbe ad avere in busta paga, nel caso l'IVA fosse bassa come in Svizzera, circa 220 euro in più. E quindi, tirando un po' le somme, lo stipendio italiano, se fosse svizzerizzato, passerebbe dai 1.630 attuali ai 2.270. E secondo voi, se al di là di tutte le chiacchiere sul cuneo fiscale si facesse dall'oggi al domani un aumento del 40% degli stipendi in Italia, cosa succederebbe? Bene, direi che questo è tutto. Voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Io, come al solito, vi do appuntamento ad un prossimo video e vi saluto. Ciao!